Ieri sono stati consegnati gli attestati di riconoscimento agli assistenti e ai bagnanti, i quali, prima di essere abilitati al servizio, devono superare un corso di formazione impegnativo. Sono 53 le torrette di salvataggio, 47 delle quali afferenti agli stabilimenti balneari contrassegnati da numeri e 6 contrassegnate invece da lettere per le spiagge libere. Sono tutte georeferenziate, quindi sono riconoscibili durante un intervento con l'elisoccorso. Tutte sono dotate di defibrillatore. La stagione è iniziata ufficialmente il 25 maggio, terminata il 15 settembre. Gli assistenti e i bagnanti però prendono servizio qualche giorno prima, solitamente. Anche quest'anno ha collaborato la SIX, Scuola Italiana Cani da Salvamento, da Salvataggio, sia sottomarina che Isola Verde per quanto riguarda il nostro territorio. 47 sono state le richieste importanti di intervento, molte anche le richieste di aiuto a causa di colpi di calore. Gli interventi per scongiurare i rischi di annegamento sono stati svariati. Tra quelli da sottolineare, l'intervento effettuato a metà luglio per trarre in salvo 3 persone, turisti russi, che a bordo di un materassino stavano venendo trascinate al largo dalla corrente. Lo stesso giorno che ha visto un improvviso alzarsi del vento, sono stati tratti in salvo anche padre e figlia nei pressi della postazione alla diga. Inoltre, il tempestivo intervento degli assistenti, uno dei quali era fuori servizio, ha scongiurato il peggio per 2 donne che erano entrate in mare. Una di loro è stata anche trasportata al pronto soccorso, ma tutto per fortuna si è risolto senza conseguenze. Il 1° agosto è stata una bambina di 10 anni a dover essere soccorsa, è stata ricoverata all'ospedale per accertamenti ed è stata poi dimessa. Il 6 agosto, dopo pochi minuti dal termine del servizio di sorveglianza, gli assistenti fuori servizio quindi hanno tratto in salvo un giovane che si era tuffato in mare in preda ai fumi dell'alcol. Il giovane, portato poi sul bagnasciuga, aveva dato anche in escandescenze. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.